Allora, come dicevo nel video precedente o nei video precedenti, voglio fare leggermente e velocemente un breve excursus su tutti gli alberi che ci sono forestali che ho piantato e quindi praticamente tutti quelli che non sono adibiti a produzione di frutta, ma sono adibiti a chop and drop, cioè a produzione di biomassa. E allora, prima che perdano le foglie, voglio vedere la situazione di quest'anno rispetto a quelli che sopravviveranno e ci saranno il prossimo anno. E voglio vedere chi attecchirà bene e quale sarà poi la crescita, riguardando poi questo video qua. Adesso parto, faccio una panoramica generale che mi permette di avere comunque una visione di lungo comunque. Lungo raggio, che è la cosa migliore, che riesco a capire meglio. E quando vado su ogni piantina poi non capisco niente, non ho una visuale panoramica. Sono state più o meno, sembra quasi 80 alberi, no, un po' di, sì, forse un'80ina di alberi. Allora, anche questi qua, questi qui in mezzo, questi qua in mezzo e questi qua. Allora, partendo da qua, e consiste sostanzialmente qua di aver fatto una bordatura da questa parte qui e arrivo poi alla parte che c'è di là. E allora qui si parte con Alnus cordata, che è lontano nero. Poi c'è, no, questo non è lontano, sì, Alnus corda, sì, lontano, lontano nero. E questo qui è il Viburno. I secondi alberi che ho preso dal vivaio sono molto più brutti rispetto ai primi che presi a luglio. Questi qua sono arrivati con la foglia molto color oro, color ferrosa, e quindi infatti ci hanno attecchito molto peggio rispetto agli altri. Poi c'è un'altra cosa che ho fatto, soprattutto nelle piante molto filamentose che andavano molto su, per esempio queste qui. Queste non le ho toccate, ma alcune le ho toccate, per esempio questo salice bianco. Nel caso omologo, cioè questo qui, invece di averlo fatto andare su, ho fatto un esperimento. Volevo vedere cosa succedeva se lo potavo praticamente alla base. E alcuni hanno ricacciato piuttosto bene, alcuni hanno ricacciato un po' come questo, dove poi la foglia diventava un po' bruttina. Volevo vedere se era meglio lasciarlo filamentoso o fargli fare dei ricacci forti, un po' più, che sarebbero cresciuti in maniera un po' più omogenea nel futuro. Quindi ho voluto fare questa cosa qui. Questo vabbè, un salice bianco. Questi qui sono i frassini, non mi confondo sempre fra l'angustifoglia e l'ornius, no, l'excelsior. Questo qui stesso discorso è un Populus nigra, varietà italica che ho troncato alla base, ha ricacciato. Questo qui è un Viminalix, Salix Viminale, il Vimini, che ho lasciato così e un po' di problemi ce li ha. Questo qui invece, ecco, anche questo qui è uno dei primi che ho trapiantato, metà luglio mi sembra, è Populus alba e lui, anche se va storto, l'ho potato. È partito sto caccio qua tutto laterale, volendo si può mettere un bastone e farlo andare su, però adesso io lo guardo così. Stesso discorso, Populus alba qua, che è proprio bianco, è stato potato alla base, ha cacciato piuttosto bene, non con troppo vigore, ma Salix viminali potato, ha tirato su tre cacci. Questo invece è stato lasciato. Mi rendo conto che per me è meglio lasciarli che potarli, anche se sono molto filamentosi, a meno che non sia inverno, che non abbiano più le foglie, perché se le trapianti tipo con stress idrico ad agosto, a luglio, poi è meglio che abbiano le loro fogliette. Perché vedete, questo qui è filamentoso, ma quello che fa è che poi va a fare la piega qua dal peso, perché comunque nei vivai stanno tutti attaccati, quindi filano, ma poi qui non sono così, sono sempre attaccati, ma non così tanto. E quindi vanno a fare un po' sta cosa qui, ma poi caccia molto bene e a livello di produzione vegetale è molto più ricca qua rispetto, che ne so, a questa qui. Ovvio che questa sarà più equilibrata, però
Io voglio la crescita più veloce possibile, anche se non è dritto. Allora, quello che invece mi ha stupito sono le tamerici, Tamaris gallica, che incredibilmente non pensavo, ma sono cresciute veramente tantissimo. Questo qui è l'iniziale, sto robo qui, che naturalmente all'inizio vabbè stava dritto, poi dopo col tempo è andato giù, ma poi parte con dei ricacci stupendi, forti e vigorosi. Allora, qua siamo in una zona che sicuramente le tamerici hanno il loro. È la zona ottimale perché comunque un po' salmastra, 20 salini che vengono dal mare, siamo a 2 km dal mare, quindi poi c'è. E poi un'altra cosa, le tamerici, che proteggono molto dal vento gli altri alberi, quindi si possono usare come fare un nido. Sono molto interessanti per questo, per chi abita al mare. Poi c'è l'acero comune, quindi acero campestre, che mi è arrivato brutto brutto e non è migliorato. E Populus nigra, ma verità italica male. Anche qui, comunque, queste non è che sono diventate un granché, a parte le tamerici. Questi comunque sono Populus nigra. Addirittura le gemme sono vive, va in dormienza probabilmente già, boh. E Salix viminalis, Salix alba, pioppo bianco, vedete che poi ricaccia dal basso, va bene. Foglie vecchie diventano brutte, ma quelle nuove si adattano alla situazione. Tamaris gallica è quello che non avrei mai detto, ma si è veramente in ogni condizione si è adattata meglio di tutti. Quindi bene, si scopre queste cose quando si pianta tante specie. Allora, queste sono state le ultime che ho trapiantato, a parte vabbè quelle due lì che adesso spiego, e quelle che sono andate veramente molto molto brutte purtroppo. Naturalmente io ho fatto un trapianto che credo che poca gente faccia, cioè quello ad agosto. Vabbè, comunque, gelso, cos'è l'alba questo, mi sa che è gelso bianco, e gelso anche questo qui. Ecco, sono arrivate esattamente così, non sono migliorate, e invece quelle che sono migliorate si sono buttate da nuovi germogli le foglie nuove. Quando c'è rigenerazione delle foglie partono bene. Questo è il Viburno che è cascato tutto, ma ha le gemme attive. Non le devo chiamare germogli, ma gemme, che è diverso. Poi qua c'è la robinia pseudacacia, che anche qui si è attivata, si vede dalle nuove foglie e dai nuovi attacchi laterali. Poi c'è l'acero, acerifoglia, che dovrebbe essere un ibrido. Adesso non vorrei dire cavolate, vabbè. Sì, comunque acero X acerifoglia, quindi se non sbaglio. Andiamo. Quindi quando è X di solito sono degli ibridi. No, che cavolo dico? Platanus X acerifoglia, quindi è il platano dalle foglie dell'acero e dalle foglie, sì, dell'acero. Comunque dovrebbe essere sempre un ibrido, vabbè. Poi c'è il Berberis vulgaris, che è famoso qua nelle nostre pinete. E poi c'è una nuova Paulonia, che sta attaccando piuttosto bene. Poi c'è il Sambucus nigra, Populus alba. Queste sono le 2/3, perché questa poi è stata potata la base, che erano già di un mese precedente. A parte il Populus nigra, mi sembra. No, questo non mi ricordo se è il Populus varietà italica, boh, vabbè. Non so se è la varietà italica, quindi il cipressino, o il Populus nigra normale. Poi questa c'è la Paulonia, che è la più grande. Ha vegetato molto bene, era partita malissimo, poi è esplosa rispetto all'altra. Salix alba, e acero campestre, Populus nigra normale, Paulonia un po' così, un po' depresso. Poi allora un altro che vedo che sta andando bene in generale in tutti i versanti è Salix babilonica, quindi Salice piangente.
getta sia qui che là delle foglie molto velocemente, quindi un altro candidato. Vabbè, il lebagolaro no, pensavo molto meglio, spaccasassi, ma no. Un momento non va. Poi vabbè, in basso c'è anche qualcosina tipo arbustiva bassa, come si chiamano questi qua? Ah sì, l'ipericum, l'iperico calcinum, che non va. Poi qui non so come sia possibile, è partito un seme di un tipo di salice, che per me è salix cinerea o non lo so. Si vede che dal vivaio era rimasto nella terra. Bene, comunque, proviamo anche quello. Questa è un'altra robina pseudocace che non ha preso bene come l'altra. Poi c'è l'olmo che mi interessa molto, che rimane stazionario. Poi vabbè, qui c'è il coso, il tiglio, ma il sambuco mi interessa molto, questo sta vegetando bene. Sempre i frassini e il viburno senza foglie, berberis vulgaris e vabbè, frassine di qua e bagolaro di là, che anche lì è schifo. E qui c'era un platano a cerifoglie che è morto, marcescenza basale. Vabbè, qui qualche melograno che non c'entra. Poi vado qua. E questa qui, forse l'ho già detto in passato, è la zona che mi ha stupito di più perché allora sono vicino più alla parte salata e quindi pensavo che gli alberi soffrissero tanto. Ma sto pensando ultimamente che questa qui, comunque questa dunetta qui ha un terreno molto più morbido rispetto all'altro, quindi potrebbe far sì che ha favorito un attecchimento iniziale migliore. Allora, qui è diventato veramente una bella forestina. C'è il Populus nigra. Le tamerici sono esplose da tutte le parti. Adesso dal video così non si vede niente, non si capisce niente. Ma sono veramente vegetate da tutte. Guardate, tutti questi sono tutti nuovi. Tac, tac, tac. Tutti nuovi così, eh? Anche qua. Tutti questi branci qua sono tutti nuovi. Questo è il vecchio, si vede. Questi sono nuovi. Quindi, finora la tamerice sono quelli che mi stupiscono di più. Quindi, cosa ho fatto? Qui c'è un piccolo filarino, 5 tamerici a sinistra. C'è un po' più protetto, c'è il filare di Populus alba, Salix viminale, Salix alba, ma anche Salix viminali, che poi ha ricacciato bene giù in questi due. Populus nigra, questi sono nuovi, questi qua, cioè sono veramente di neanche un mese fa. E anche qui c'è il Salix babilonica che tende a crescere molto velocemente, vedo, si adatta molto velocemente, è stato capitostato qua in questa zona, si vede, e velocemente è rispuntato. Quello che finora vedo è che invece i vimini sono quelli che crescono di meno in questa zona qua. Poi vabbè, c'è l'olmo, forse perché è salata, non lo so, e via dicendo. Quindi questa qui è la zona che al momento ha attecchito meglio di tutte per me. Poi ci sono altri due o tre situazioni un po' isolate, e per esempio vabbè, adesso questi qui sciampere, questi sono proprio esperimenti in mezzo. Questo qui è Salix alba. Qui invece c'è una paulonia, paulonia tomentosa, insieme a un pioppo bianco. E poi, stesso discorso qua, invece pioppo bianco con Populus nigra di fianco, e c'è una talea che ho voluto provare a sperimentare, di una talea a legno di Populus nigra che ho preso nei boschi e sta attecchendo. Poi qua c'è un'altra specie che ancora non ho fatto vedere, che è la Gledizia tricantos, che è spino di Giuda chiamato anche, infatti no, ancora non fa vedere le spine, però dovrebbe avere le spine comunque. E vicino c'è sempre il pioppo cipressino. All'inizio questa qui, vabbè, questa qui è una leguminosa, quindi
alzato fissa e migliora il terreno sicuramente. All'inizio è cresciuta molto velocemente, poi... E qua anche qui c'è una gridista tricantus che si è un po' fermata, anzi si è fermata decisamente. Quindi una panoramica, al momento la situazione è questa degli alberi forestali. Facciamo vedere anche quelli dell'anno scorso che ho trovato in pineta, che ho preso, che sono queste querce, o meglio, credo che sia un farnio comunque, Quercus rubor. Piano piano si stanno adattando, molto piccole. E invece qui c'è un acero comune, dovrebbe essere un acero comune, che ha iniziato a svettare molto velocemente. Questo però dell'anno scorso. Poi invece per quanto riguarda tutte le querce da seme che io ho messo a autunno del 2019, sono queste qui, che naturalmente appena c'è radiazione solare forte d'estate soffrono. Poi queste sono tutte da seme, questa qui, e vabbè, poi anche là ce n'è, queste qua, ce n'è qualcuno anche qua, però vabbè, insomma, sì, qua. Così, quindi al momento questa è la situazione degli alberi forestali. Va bene, chiudo qua il video e niente.